Fratelli e sorelle carissimi, nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Maria Maddalena, ecco, ci troviamo qui radunati, convocati attorno alla croce del Signore. Guardiamo oggi a questa figura luminosa nel firmamento degli Apostoli. Viene chiamata, oggi la liturgia ce lo ha ricordato, Apostola degli Apostoli. È una espressione usata dal grande padre della Chiesa, San Tommaso, dal grande dottore della Chiesa, San Tommaso d'Aquino. Apostola degli Apostoli. È colei che ha seguito il Maestro durante il suo impegno di annunzio, di predicazione del Regno. Faceva parte di quel gruppo di donne che sostenevano gli Apostoli, Gesù, con i loro beni materiali. È stata presente ai piedi della croce, mentre gli Apostoli, Pietro per primo, erano scomparsi, timorosi, paurosi. C'era rimasto solo Maria, la madre di Gesù, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, altre donne e Maria di Magdala, di cui oggi celebriamo la festa. Maria poi è la prima a recarsi al sepolcro il giorno dopo il sabato di buon mattino, quindi all'alba, portando quegli aromi per onorare il corpo del Signore, come era usanza presso gli ebrei. Ed è a lei che appare per prima il Signore risorto, dicendogli: vai dai miei fratelli, non mi trattenere, vai dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Prima testimone del Cristo risorto. A lei Gesù risorto affida il compito, la missione di testimoniare la gioia pasquale. Maria la troviamo, come abbiamo detto, ai piedi della croce. E oggi vogliamo lasciarci illuminare dal suo esempio. Maria era ai piedi della croce perché amava profondamente il Maestro. Era stata guarita da Lui e nel suo cuore c'è sempre stato quel sentimento di gratitudine per quella grazia particolare ricevuta dal Signore. Non si poteva staccare dalla croce e così è stata anche la prima ad accorrere al sepolcro per onorare il corpo del Signore e la prima a ricevere, ecco, la grazia di vedere il Signore risorto e di esserne testimone, annunciatrice, di essere apostola della gioia pasquale. Anche noi, attirati da lei, ci ritroviamo questa sera ai piedi della croce. E come sfondo questo episodio che abbiamo ascoltato dal Libro dei Numeri, lo conosciamo già tanto bene, lo abbiamo ascoltato tante volte, questo episodio, il popolo di Israele che nel deserto, che è stato liberato dalla schiavitù dell'Egitto e che procede, ecco, in un cammino faticoso. Il deserto è un luogo inospitale dove scarseggia l'acqua, i cibi, dove il sole è rovente, un po' come queste giornate estive che stiamo vivendo. Ecco, è il luogo della tentazione, dove il popolo spesso sarà tentato di non confidare nel Signore, di tornare indietro, di gettare la spugna, come si suol dire. Ecco, stavamo meglio in Egitto. Dimenticano che erano oppressi, che erano maltrattati, che, ecco, desideravano la libertà, ma ricordano solo che mangiavano la carne, mangiavano le cipolle, quindi desiderano tornare indietro, dubitano di Gesù, mormorano contro Mosè che li ha tirati fuori dall'Egitto e contro Dio, ovviamente, ecco, che è l'artefice di questa liberazione. E allora Dio permette un castigo medicinale. I castighi di Dio sono sempre in vista della conversione, del ravvedimento, mai per distruggere totalmente. Ecco, permette che dei serpenti cosiddetti brucianti, non so se esistano serpenti brucianti, sicuramente serpenti cui morsi erano brucianti, provocavano questo bruciore non solo, ma portavano anche alla morte, erano dunque serpenti velenosi. Ebbene, molti cadono, ecco,
vittime di questi serpenti. Allora il popolo a un certo punto ragiona, ma forse questo che ci sta accadendo è un richiamo da parte di Dio, perché noi ci convertiamo, perché abbiamo mormorato contro Dio e contro Mosè. Dunque si rivolgono a Mosè e chiedono di intercedere per loro presso Dio, perché Dio li liberi da questa calamità che li sta colpendo. Mosè si fa intermediario, mediatore tra il popolo peccatore, ecco, e Dio, chiedendo, ecco, perorando la causa del popolo. E allora Dio, che è sempre benevolo, misericordioso, ordina a Mosè di farsi un serpente di bronzo, di rame di bronzo, di metterlo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso da quei serpenti cosiddetti brucianti, ecco, sarebbe rimasto in vita. Ecco, è un simbolo, una profezia, una figura di quello che sarà il Cristo innalzato sulla croce. Chi guarderà il Cristo crocifisso sarà salvato, cioè chi crederà in Lui sarà salvato. Tant'è che Gesù stesso, in questo dialogo notturno con Nicodemo, accenna a questo episodio. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così occorre che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Chi crede in Lui, cioè quello che Dio chiede a noi per essere salvati, fratelli e sorelle carissimi, è la fede. È la fede. Non ci chiede opere. Paolo, San Paolo insisterà molto su questo nella polemica con i suoi connazionali, i quali ritenevano che occorreva ancora, dopo e con la redenzione operata da Cristo, l'osservanza della legge di Mosè. E Paolo insisterà che ciò che ci salva è la fede. Ovviamente non una fede a parole, non una fede ideologica, ma una fede operosa nella carità, certamente, ma è la fede che ci salva. Chi guarda il crocifisso come chi guardava il serpente di bronzo innalzato sull'asta rimane in vita, è salvato. E allora, fratelli e sorelle carissimi, la croce è sorgente di salvezza, anche quando ci coinvolge da vicino. Questa croce prima o poi la ritroviamo nella nostra vita. L'abbiamo detto tante volte, ma giova a ripeterlo, quella divisione che qualche pensatore, di cui non ricordo il nome, ha detto: gli uomini si dividono in due categorie. Noi avremmo detto buoni e cattivi, siamo facili a fare questa divisione. Lui dice coloro che hanno sofferto e coloro che dovranno ancora soffrire, perché la croce prima o poi, in un modo o nell'altro, bussa sempre alle nostre porte. E non è una maledizione, non è una disgrazia, non è un castigo di Dio, ma è partecipazione alle sofferenze di Cristo. Paolo lo dirà in modo esplicito e molto chiaro: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. La nostra sofferenza, fratelli e sorelle carissimi, fisica, morale che sia, spirituale, è partecipazione alle sofferenze di Cristo. Noi che ne siamo il corpo, ne siamo membra del suo corpo. Manca cosa alla passione di Cristo? Manca la nostra partecipazione. E allora la sofferenza che oggi il mondo moderno non comprende, che vorrebbe eliminare assolutamente, ed è una cosa buona nella misura in cui ciò sia possibile, ma la sofferenza è sempre feconda di grazie quando vissuta nella fede e in comunione con Cristo. E allora questa sera noi vogliamo, come sempre, pregare per tanti nostri fratelli che bussano alle nostre porte chiedendo il ricordo nella preghiera. Certo, chi porta una croce pesante soffre indubbiamente, e non è facile per la nostra fragilità umana accettare con amore e con fede la croce. Talvolta diventa un gesto eroico. Dobbiamo pregare perché il Signore rafforzi la volontà, la fede delle persone che sono, ecco,
talvolta schiacciate da una croce troppo pesante. Vogliamo guardare all'esempio di Padre Pio, il quale ha portato la croce tutta la sua vita. Nella sua giovinezza, soprattutto a causa della sua salute malferma, 7 anni di permanenza in famiglia, non potendo vivere la vita comunitaria a causa dei malanni che lo affliggevano, ed erano sofferenze fisiche che talvolta lo piegavano e gli facevano temere addirittura la morte. Le sofferenze morali, le incomprensioni, i giudizi malevoli, le condanne, ecco, le mormorazioni, le critiche, le calunnie che hanno scandito tutta la sua vita, le incomprensioni anche da parte di chi avrebbe dovuto sostenerlo e incoraggiarlo. Quanta sofferenza ha vissuto Padre Pio nel cuore e nel fisico. La croce che portava impressa nelle sue carni, le piaghe del crocifisso, che gli hanno procurato sofferenze immani e che lo hanno reso sempre dipendente dagli altri. Padre Pio non ha potuto mai fare nulla senza l'aiuto altrui, e questa è una grande umiliazione che lo ha accompagnato lungo tutta la sua vita, accettata con umiltà e per amore della volontà di Dio. Le sofferenze morali, Padre Pio che si sentiva indegno, peccatore, che riteneva che la sua vita non fosse gradita a Dio. Addirittura ha pensato, almeno all'inizio, che quelle piaghe che il Signore aveva scolpito nelle sue carni erano un castigo da parte di Dio per la sua vita peccaminosa. Quante sofferenze hanno accompagnato la vita di Padre Pio. Eppure lui ha avuto sempre il coraggio di andare avanti, di sottomettersi alla volontà di Dio, di offrire le sue sofferenze, ecco, anche per la conversione e la salvezza dei fratelli. Perciò il suo ministero è stato fecondo di grazie, di conversioni. Padre Pio non aveva la bacchetta magica. I peccatori non si convertivano per un tocco magico, ma per quelle sofferenze offerte quotidianamente insieme al sacrificio di Cristo per la salvezza dei fratelli. Quanto sangue mi sei costato, ha detto Padre Pio a tanti peccatori che si sono convertiti. Mi sei costato il meglio del mio sangue. E allora, fratelli, la sofferenza certo è difficile, ma dobbiamo chiedere al Signore la grazia, qualora sia la volontà di Dio che la portiamo, ecco, di poterla portare con amore, con pace interiore, con fortezza, unendole questa sofferenza, unendola alle sofferenze di Cristo, per completare nella nostra carne ciò che manca alla passione di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.